Comitato No Grandi Navi dell'Associazione Ambiente Venezia. Eravamo il 22 di novembre del 2006, qua di fronte dove era la sede del Consorzio Venezia Nuova, in occupazione. Abbiamo occupato per 24 ore, intanto che a Roma era convocato il comitatone che doveva decidere e dire l'ultima parola sul progetto MOSE. Il sindaco di allora, Massimo Cacciari, aveva fatto delle proposte alternative al MOSE, aveva proposto delle soluzioni meno impattanti, delle soluzioni più economiche, ed era lì convocato il comitatone presieduto da Prodi, presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca. Ora Prodi ha avuto il coraggio anche di parlare dopo l'alluvione di martedì scorso e ha detto: ma come mai il MOSE dovrebbe essere finito da 15 anni? Allora noi dobbiamo dire a questi che hanno la faccia come il culo di stare zitti, perché quel 22 novembre del 2006 aveva portato il Comune di Venezia a fior di ingegneri, scienziati e tecnici indipendenti, e non al soldo di Consorzio Venezia Nuova, che avevano tutte le carte lì messe sul tavolo a dimostrare che il MOSE non avrebbe mai funzionato, perché è un'opera immane, bisognosa di 100 milioni l'anno di manutenzione. Ogni mese dovrebbero prendere una paratia, sollevarla e togliere i peoci e le incrostazioni dalla paratia. Avevano dimostrato che c'è la risonanza delle paratie, che in certe condizioni meteo marine, con un'onda di 2,5 metri, e l'altra notte chissà quando erano alte le onde alla bocca di porto, e con una frequenza di 8 secondi quelle paratie cominciano ad oscillare e l'effetto barriera venne inficiato. Quella volta lì Prodi fermò tutto e fece votare sì al MOSE, nonostante tutte le evidenze. E dopo qualche anno, il 4 giugno del 2014, quando la magistratura ha messo in mostra l'immane scandalo MOSE, 1 miliardo di euro sottratto al bene comune, in tangenti, in corruttela, in quel momento lì abbiamo capito che avevamo ragione, abbiamo dimostrato che avevamo ragione, perché dietro c'era la mafia del Consorzio Venezia Nuova, che ha pagato tutti per far approvare un progetto inutile e dannoso e che non funzionerà mai. E allora adesso, dopo quanti anni sono passati, non ricordo più, dal 2006, c'è un movimento grande contro le navi, grandi navi in laguna e per la difesa della città, c'è un movimento grande di giovani e giovanissimi contro i cambiamenti climatici. E allora noi non tacciamo dopo la grande alluvione, dopo l'acqua grande 2.0, dobbiamo finirla col MOSE, dobbiamo avere tutti i soldi per la manutenzione della città, dobbiamo dire con forza che questa città ha bisogno d'altro, non di grandi opere inutili e dannose. Dobbiamo avere la moratoria sui lavori, dobbiamo riconvertire quello che c'è, vedere cosa si può fare, rialzare le rive, usare la sperimentazione, capire se si può sollevare insule della città, come è stato avanti fatto per secoli e secoli dalla Serenissima, invece della grande opera che non è salvifica del MOSE e che ci continuerà a rubare per generazioni soldi. Grazie a tutte e a tutti.